vediamo dopo per vedere l'alzata dei montanti. Eccomi. Allora, ho provato a posizionare diversamente la telecamera, spero che si veda. Riprendo il mio tutore e vado ad alzare i montanti. Quando andiamo ad alzare il montante, per comodità fate sempre con l'unghia o con una forbice un taglietto qua, così che lo andate proprio ad accompagnare in questo modo. Ora, alziamo i montanti, dicevo, per comodità potete mettere anche un elastico che vi tenga sospesi momentaneamente all'inizio quando state lavorando. Andrò a lavorare la base, come avevo fatto per questo cestino, nella prima parte a tre tessitori, perché crea un bordo un pochino più grosso che mi va a coprire il punto in cui i montanti praticamente si alzano e fa questo piccolo cordoncino. Quindi prendo un'altra cannuccia, questi erano i miei tessitori di partenza, 1, 2. Posiziono il terzo dietro a questo montante che dopo poi andremo a sistemare e poi inizio a lavorare mettendo il primo tessitore dietro a questo montante e poi lo porto in avanti. Ora in questo punto verrebbe la giuntura, quindi torno un attimo avanti, faccio il taglio, aggiungo la cannuccia che ci sta bene, anche una di queste scure, come vedete sto usando delle cannucce con colori un pochino misti, metto la mia collettina. Schiaccio ed inserisco la mia cannuccia e torno, come avevo detto, dietro al montante. Montante che ora, per stare fermo, metto dietro all'elastico. Salgo su col montante successivo, prendo questa cannuccia e la porto dietro questo montante successivo, poi la tiro avanti e anche questa cannuccia la fermo con l'elastico. Naturalmente il lavoro va sempre abbastanza compattato, spero che si riesca a vedere. Alzo questo montante, prendo questa prima cannuccia e la porto dietro a questo montante e blocco con l'elastico. E porto naturalmente poi avanti. Questo è il lavoro praticamente che devo andare a fare. Quindi salgo col montante, prendo la prima cannuccia, tessitrice, e la metto dietro al montante e la porto davanti. Salgo col montante, prendo e porto dietro e blocco con l'elastico. Utilizzare l'elastico è molto comodo perché vi permette anche poi di tenere i montanti belli fermi. L'intreccio anche va tenuto schiacciato alla base, sebbene quando poi andiamo a fare sopra l'intreccio a due tessitori si schiaccerà da solo, quindi però
intanto se noi già adesso facciamo questo lavoro siamo già avvantaggiati. Dietro, so che purtroppo durante questa fase io tengo le mani in un modo per cui è difficile vedere come lavoro, ma sto facendo il possibile. Questo andrebbe qua dietro, ma ci vuole l'aggiuntura. È un cestino carino, si fa in giornata, io l'ho utilizzato in realtà non come cestino ma come portabottiglia. Poi credo che sistemerò anche il tappo, ci farò un'etichetta, adesso vedo un attimino cosa andare a fare, insomma. Per cercare di far vedere il lavoro non sto stringendo particolarmente, quindi voi cercate invece di stringere in maniera da far veramente combaciare bene l'intreccio alla bottiglia e al tutore. Continuo. Potrebbe essere che questa cannuccia non mi basta per arrivare là, adesso vediamo. Questa sicuramente non basta, quindi la vado a tagliare. Purtroppo a volte si tende ad avere un pochino di spreco, perché quando si fa soprattutto questo tipo di intreccio è difficile riuscire a trovare il punto in cui la cannuccia mi combacia e mi va a finire dietro il montante, che secondo me è una cosa indispensabile, perché meno giunture si vedono, più il lavoro resta bello pulito. Infatti in questo caso qua vedete che poi non basterà, quindi torno un attimo indietro e faccio anche questa giuntura. Altrimenti non ci siamo poi. Queste cannucce che sto usando sono piuttosto grossette, infatti non sono proprio le mie preferite, ma è una rimanenza di cannucce di un lavoro precedente, precisamente del cestone quello grande con coperchio, di cui trovate il tutorial nel mio canale YouTube. E siccome è un cesto piuttosto importante, piuttosto grosso, avevo scelto di fare delle cannucce abbastanza grossettine. Per grossettine poi intendo comunque cannucce realizzate con il ferro da maglia numero 2. Non ricordo bene la larghezza di queste cannucce, della striscia che avevo arrotolato, ma se non ricordo male era 8 centimetri, 10 centimetri la larghezza della striscia che ho arrotolato. Ok, sono tornata in posizione di partenza, quindi alzo il montante, vado dietro col tessitore e porto avanti, metto sotto l'elastico e compatto e stringo. Ci sono 5 persone che stanno guardando, spero che si veda, che riusciate a seguire. E dietro, l'elastico e in avanti. Dietro, in avanti e in elastico. Dietro,
e in avanti. Dietro. E in avanti. Allora, siamo a buon punto. Vedete che si vedono ancora i montanti, ma poi andremo a schiacciare, quindi non vi preoccupate adesso se si vedono, perché tra l'altro io ho dovuto tenere un po' lentino il lavoro per farvi vedere meglio, ma con il prossimo giro andremo a compattare perfettamente. Ora questo va dietro, qua adesso vado a sganciare un paio di montanti per comodità. Ecco, ok, questo qua va così, questo qua va così, e questo qua va così. Ho fatto questo perché sono arrivata praticamente alla fine del mio lavoro, e per dare la continuità devo fare questo movimento. In realtà però adesso voglio guardare un attimo, perché io devo ripartire con due tessitori. Allora, torniamo un attimo indietro per capire meglio questa situazione. Allora, questo andava benissimo. Ok, questo andava bene. Ok, questo qua si può sicuramente tagliare. Ok, poi andrà posizionato all'interno così, e a questo punto questo mi va qui. E posso continuare ad intrecciare a due tessitori. A questo punto posso anche lasciare l'elastico, perché il lavoro è diventato morbido. Ora io vado un pochino avanti ad intrecciare a due tessitori in verticale, poi quando arrivo al punto in cui lascerò queste parti libere, semmai ci rivediamo dopo. Ok, ecco, come dicevo, adesso che siamo con il giro a due tessitori, quindi tutto è molto più comodo, cominciamo a schiacciare. Nello stesso tempo però non dobbiamo far sì che il lavoro sia troppo aderente al tutore, perché in questo caso, prima di tutto perché poi dopo non si sfila, quindi anche se fate un lavoro dove in realtà il tutore poi si deve sfilare, quindi volete fare un cestino, non potete stare appiccicati che poi rischiate che poi non vi esce più il tutore, che è un rischio che c'è sempre, quindi cercate di stare sia aderenti, di seguire la forma del tutore, ma comunque di stare abbastanza morbidi nell'intreccio. Quindi adesso mollo l'elastico sopra. Adesso ormai i montanti sono in verticale, quindi anche l'elastico che c'era servito all'inizio non ci serve più. L'unica cosa che dobbiamo fare attenzione è a tenere la distanza.
Questo io lo faccio con l'unghia, ma potete fare questo lavoro di piegatura della cannuccia anche dando la forma con la forbice, poi schiacciando. Oggi fa un caldo barbino qua e mi sto sciogliendo insieme alle cannucce. Ecco, e sono arrivata praticamente quasi al mio punto di partenza segnalato dal mio spillo. E come vedete il tutore c'è, ma è abbastanza... sono uscita dall'inquadratura, cioè, e si estrae. Vi voglio far vedere quale deve essere il risultato, cioè il tutore deve essere così, cioè io inserisco la bottiglia ma la posso anche comodamente togliere, quindi quando alzo la bottiglia il cestino sta attaccato, ma visto che si tratta di una bottiglia che potrà contenere olio, vino, quindi potrà essere qualcosa che vorrete lavare, ho scelto di fare in questo modo. Nello stesso tempo comunque è anche un cestino dove potete mettere tranquillamente dentro qualcosa. Vado avanti un pochettino a lavorare, poi semmai, se vi fa piacere, ci rivediamo fra un po' per un'altra diretta. A dopo. Va bene, ci riprovo. Provato a mettere telefono sopra un supporto diverso, sicuramente cadrà, ma proviamo ad andare avanti. Allora, sono arrivata a terminare la mia base, quindi non faccio altro che andare a tagliare le cannucce in posizione. Dopo le possiamo anche andare a inserire, ma per il momento adesso non mi interessa. Possono anche restare lì. Ok. Allora, in questo cestino avevamo messo i montanti così incrociati. Siccome a me non piace tanto fare le cose in serie, in questo caso li lasceremo dritti, ma sempre comunque andremo a inserire qualcosa per cui lasceremo una parte, diciamo, trasparente. Quindi vado a inserire un pezzo di carta, un semplice pezzo di carta che ho ripiegato. Ieri avevo inserito un cartoncino, ma insomma non è che sia importante, l'importante è che ci dia quello che può essere il livello sul quale noi dobbiamo andare ad intrecciare. Adesso non mi basta neanche questa striscia di carta, ma non mi interessa, dopo la sposterò sicuramente. Ok, allora, questo è il punto da cui noi dovremo andare a ricominciare ad intrecciare a due tessitori. Ok, più o meno la stessa altezza di questi qua. In questo caso qua io avevo incrociato i montanti, quindi semplicemente si incrociano i montanti in questo modo e poi incrociati in questo modo e si va a intrecciare qua sopra. In questo caso io i montanti li lascerò così e semplicemente partirò ad intrecciare. Quindi un montante dietro, un tessitore dietro a un montante, un tessitore dietro al montante successivo e poi parto ad intrecciare, cercando di tenere i montanti equidistanti. Spostiamo questo e soprattutto di stare sul livello di questa carta che abbiamo messo e continuiamo. Il primo giro sarà quello che va a creare e fermare i montanti, dopo tutto sarà semplice. Ok,
tenete sempre a disposizione quando lavorate delle molettine, qualcosa per poter fermare poi il lavoro. Adesso io vado ad allungare i montanti, i tessitori, chiedo scusa. Le molettine, vi ho detto, tenetele a disposizione, ma io naturalmente a disposizione non ce li ho. Sono una di quelle che predica bene e razzola male. Vabbè, avevo detto, mi ero un po' innervosita perché le dirette facevano schifo. Tra l'altro, in quella diretta precedente c'erano tutti dei luccichini. Siete che mi aveva preso un effetto particolare, qualcosa così, non lo so. Spero che questa sia migliore. Cioè, peggio di quella lì, credo che non ci possa essere, veramente. Ok, adesso vado a spostare il coso. Se voi avete un pezzo di carta unico è meglio, io adesso mi arrangio così, perché ormai voglio finire queste dirette che ho odiato, non potete capire quanto ci tenevo a farle, perché mi sembrava che era piaciuto le foto che avevo messo ieri di questo lavoro, ma è andata così. Allora, in realtà io da qualche parte le molettine ce le ho qua, aspettate che le prendo, eccole qua, le mie mollettine. No, volevo le mollettine perché quando arrivo qua probabilmente mi si muove tutto, ecco. Allora, ci siamo. Adesso io devo cercare di tirare un pochettino qui per fare diventare un po' più aderente il lavoro. Ok. E qui devo andare a mettere una nuova cannuccia. Vediamo, questo qua lo facciamo bastare. È evidente che tenere i montanti così in verticale piuttosto che non incrociati come avevo fatto qua è un pochino più semplice, per quello che ho voluto far vedere anche questa versione. Se qualcuno comunque ha piacere di fare un cestino
con una parte trasparente, un copribottiglia come nel mio caso, questa è sicuramente una versione più semplice, comunque carina. Ecco, non dimenticate ogni tanto di muovere la bottiglia da dentro per verificare che non si sia incastrata. Tra l'altro, ieri eravamo rimaste con i vari step fotografici che vi avevo postato in diretta, praticamente, intanto che stavo facendo quest'altro cestino, e non avevo fatto la chiusura, c'era il punto di domanda, faccio la chiusura, non faccio la chiusura, alla fine invece, se potete, se vedete, ho fatto questa chiusura abbastanza semplice, ma comunque l'ho fatta, che è la chiusura che potete trovare nel mio canale YouTube, se non sbaglio, sì, la chiusura che avevo fatto per i cestini porta uova pasquali, quella chiusura lì. Una chiusura abbastanza semplice. Questa può essere un'idea carina anche per eventualmente Natale, per fare dei portabottiglia da regalare. È evidente che facendo un portabottiglia di questo tipo non dobbiamo andare con l'intreccio al di sopra di quello che è il punto dove si crea la svasatura, perché altrimenti poi è chiaro che il cestello non si sfila più. In questo caso io ho voluto farlo estraibile, sia perché poi uno poi lo può usare come cestino se vuole, e sia perché comunque così è estraibile, si può anche eventualmente decidere di sfilarlo per poter pulire comodamente la bottiglia. Adesso qua i montanti vedo che sono un pochino distanti tra loro, quindi li avvicino. Vedete che comunque, nonostante tutto, si riescono a fare piccoli aggiustamenti anche in corso d'opera. Non vi preoccupate dei codini qua iniziali dell'intreccio, che poi dopo li andremo a tagliare, a incollare e mettere all'interno. Può essere un'idea carina anche per un portacandela più piccolino, con dentro il vaso e il suo lumicino all'interno. Questo qua sicuramente sì, mi arriva là. Questo invece no. Qua avevo fatto 2, 4, 6, 7, 8 giri. Qua siamo al terzo. Mi sa che siete tutte al mare, eh? Beate voi. Non vedo grande partecipazione. Questo facciamo ok.
che arriva, va. Tutte al mare le mie amiche cannuccelle. Con questa qua sono proprio arrivata al limite, se vedete. Ed anche questa. Allora io facciamo che torno indietro, perché a me non piacciono fatte in questo modo le cose, preferisco fare i lavori fatti per bene. E torno indietro anche con questa. Tra l'altro mi sa che finirò anche le cannucce per la felicità di grandi e piccini. Già che ci sono, spostiamo anche questo spillo sopra. Poi bisogna che gioco un pochino qua con questo montante. Questa cannuccia qua proprio non le vuol sapere di entrare. Controllo che la bottiglia esca. Vediamo con questa qua se vuole andare. No, non vuole. Thank you.
Vedete come faccio ad andare a combaciare la giuntura dietro al montante? Così sul davanti noi abbiamo sempre il lavoro bello pulito. Ah, questa qua è una di quelle cannucce tipo quell'altra di prima, che non vogliono stare. Questa qua però ci sta. Oh, sempre al limite arrivo. Caspitellina. Dai, basta, eh. Perché quando uno poi arriva così al limite, rischia che un pochino si vede. Allora, avevamo detto che avevo fatto qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giri di intreccio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, siamo al quinto. C'è ancora parecchio da fare. E no, stavolta lo taglio.
Queste ultime cannucce sono un po' schiacciatine nel fondo, quindi si fa un pochino fatica da inserire. Dobbiamo poi cercare anche di compattare bene gli intrecci, i giri di intreccio affinché non si veda all'interno, eh. Questa non arriva neanche. Allora, il video in diretta ha dei vantaggi e degli svantaggi. Svantaggio sicuramente che è difficile per me girarlo, anche un po' costoso forse, perché a volte utilizzo non il wifi ma la carica del telefono per avere migliore qualità. Però una volta girato il video, dopo si carica in automatico. Quando invece faccio i video in differita, che li registro innanzitutto con la macchina fotografica, in realtà sto registrando adesso anche con la macchina fotografica, vedremo cosa ne esce. Il vantaggio è che la qualità è sicuramente migliore, però poi ci metto un sacco di tempo a caricarli, cioè tipo una nottata per caricare 15-20 minuti di video. Era per quello anche che mi piaceva l'idea di fare qualche video in diretta. Insomma, si fa quel che si può. Vediamo se riesco a prenderlo da così. Controllo della bottiglia. Allora, questa è l'ultima cannuccia che ho a disposizione pronta. Ne avevo bagnate un pochettino, ma adesso devo andare a vedere se sono pronte. Se sono pronte, continuo a lavorare, altrimenti mi sa che vi saluto per oggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porca miseria, proprio settimo giro me ne mancava uno. Dai che riproviamo a mettere questa capricciosetta qua, eh? Questa cannuccia che fino adesso non sono riuscita a inserire da nessuna parte, va che ci riprovo. Se ci sta, ci sta. Zippete. Brava. Vedete com'è bello compatto? Il lavoro non si vede all'interno. È così che deve essere. Allora, adesso vado a vedere se quelle cannucce che avevo bagnato sono pronte. Mi sarebbe piaciuto farvi vedere quasi il finale.
Allora, che ne mettiamo anche una marrone.